E ora vi presentiamo un'anteprima. La Peugeot Rifter sarà presentata da Peugeot nel prossimo Salone Internazionale di Ginevra, che si terrà la settimana prossima, ma noi vi proponiamo il servizio con queste immagini di casa Peugeot. Peugeot Rifter da 5 o da 7 posti è il terzo componente del progetto della Casa del Leone, che include anche le vetture gemelle Citroën Berlingo e Opel Combo, sorelle di Mamma PSA, che vengono costruite sulla base di una meccanica condivisa e che possiedono linee molto simili tra di loro. Di fatto, tra i due multispazi offerti dai diversi marchi del gruppo PSA, le diversità si trovano nella calandra, nei gruppi ottici e nei paraurti, ma sono pressoché identiche in quanto riguarda la volumetria e gli interni. La Peugeot Rifter verrà esposta in anteprima al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, nelle versioni da 5 o 7 posti adatte al trasporto passeggeri, ma verrà offerta anche per usi professionali nella versione equipaggiata da un ampio bagagliaio privo del divanetto posteriore. Peugeot si è ispirata ai SUV 3008 e 5008 e ha scelto dettagli tipici della sua ultima generazione di vetture per completare il family feeling dell'intera gamma del Leone che tanto successo di mercato riscuote in Italia. La Peugeot Rifter ha subito del tocco particolare Peugeot per quanto riguarda gli allestimenti degli interni, personalizzati secondo la propria filosofia progettuale che è già stata vista sugli altri modelli della gamma, includendo la soluzione iCockpit che permette di migliorare la leggibilità dei quadranti grazie al minore diametro del volante e alla loro posizione più elevata, che quindi non costringe il guidatore ad abbassare lo sguardo rispetto alla strada. Lo schermo tattile del sistema multimediale è di 8 pollici ad effetto tablet, cioè separato rispetto al mobiletto centrale. La Peugeot Rifter 2018 si potrà ordinare anche nella versione dal look sportivo GT Line e con due varianti di carrozzeria, che sulle Berlingo e Combo misurano 440 e 475 cm. È probabile che anche la Rifter avrà le stesse misure, mentre i motori dovrebbero essere il benzina 1.2 e il diesel 1.5. In occasione del Salone di Ginevra verrà esposta anche la versione di stile Peugeot Rifter 4x4 Concept, che strizza l'occhio a tutti coloro amanti delle escursioni e della vita all'aria aperta, equipaggiata da quattro ruote motrici che nel progetto originale non sono previste sulla Rifter convenzionale, e anche da un ricco e particolare allestimento che persino prevede sul tetto una tenda richiudibile. La Rifter 4x4 ha un look più avventuroso. L'assetto rialzato di 8 cm e gli pneumatici sono adatti anche al fuoristrada, secondo l'annuncio ufficiale di Peugeot. La Casa del Leone ha scelto il motore diesel da 1.5 da 130 cavalli di potenza, mentre il sistema di trazione integrale è stato messo a punto dalla Dangelle, un'azienda francese specializzata in questo settore che da molti anni lavora con Peugeot. Così ci fermiamo, qualche secondo di pubblicità, tra poco torniamo con Motor News, quinta puntata del 2018.